Questo è il sedicesimo anno della mia vita in Giappone. Nel 2013 mi è nato il primo figlio, nel 2015 mi è nata una bambina, poi fine anno del 2016 è iniziato questo calvario. Mia moglie ha portato via i bambini nel dicembre del 2016, però purtroppo non è più ritornata a Tokyo e io nei primi 6 mesi sono riuscito a vedere i miei figli 3 volte per un totale di 5 ore. E da un anno a questa parte non ho più avuto nessun accesso, nemmeno una telefonata, una foto, niente. いや、会える予定はないです。声も聞けない。電話もないです。写真もないです。どこでどう生きてるかわからないです。Mi sono trasferito in Giappone quasi 10 anni fa e non vedo mio figlio dal 5 settembre del 2015, neanche in foto praticamente. E non ricevo informazioni, le poche che ho ricevuto sono tramite al tribunale. Here, a child can be taken, it's not a crime. There's no consequence or punishment. And so children are taken, and then it becomes widespread. An estimated average of 150,000 children per year are losing access to one of their parents after divorce in Japan. So if we multiply over time, then this becomes an estimated 3 million children estimated in Japan right now who do not have access to one of their parents. And each one of these cases is a human rights violation.